Riccardo Sezzi, vice sindaco del Comune di Pozzolengo, oggi inaugurazione ufficiale della 112esima edizione. 112esima edizione, ma anche mi sembra 12 anni di dispensa morenica. Ecco, un'iniziativa che l'ha voluta ancora quando iniziava a fare politica amministrativa. Oggi 12 anni, fine anche mandato, però la fiera di San Giuseppe è una tradizione. È una tradizione sicuramente consolidata che negli anni ha avuto delle evoluzioni e che ci si auspica che negli anni futuri abbia delle altre evoluzioni, perché chiaramente gli scenari economici, il panorama economico è in continuo cambiamento. Chiaramente ciò che 10 anni fa contraddistingueva le nostre comunità ha avuto delle evoluzioni, quindi abbiamo dato al paese, con manifestazioni tipo la Fiera di San Giuseppe, con la dispensa morenica, con nuove strutture, un richiamo turistico e quindi una valenza e un'attività economica in più che si vanno ad affiancare a quelle esistenti del nostro paese, della nostra comunità. Soprattutto anche avete istituito questa Deco, la denominazione comunale di origine per quanto riguarda il salame morenico, una Deco fra le quali siete stati, credo, il Comune di Pozzolengo fra i primissimi, forse in Lombardia, sì, a dedicare una Deco del territorio. Non c'è stato nulla da inventarsi, abbiamo avuto solo l'intuizione di valorizzare e agganciare il nome di Pozzolengo a quelle che sono le produzioni maggiormente di rilievo, maggiormente conosciute, quali appunto in primis la produzione del nostro Lugana, che ormai viene esportato in tutto il mondo ed è conosciuto a livello internazionale, e agganciare il nome di Pozzolengo poi a altre produzioni che erano semplicemente produzioni di nicchia, farle emergere e farle diventare produzioni conosciute a livello interprovinciale. Quella del nostro salame, che è andata ad affiancare un prodotto di eccellenza assoluta come il Lugana, è stata un'operazione semplicemente di valorizzazione di quello che già c'era. Fabio Banali, assessore al turismo del Comune di Pozzolengo, oggi doppiamente felice, credo, felice perché si inaugura questa 112esima edizione della fiera, felice anche perché ha portato a termine il suo mandato alla grande, possiamo dire così, assessore. I risultati che si ottengono, per come la vedo io, per carità, non si raggiungono mai da soli, si raggiungono sempre in gruppo. Io ho avuto degli ottimi collaboratori, un paese che ci tiene, un paese accogliente, dei prodotti che mi sono trovato, prodotti ottimi come il salame, come il Lugana, come lo zafferano e altri prodotti. Quindi è molto facile fare turismo, promozione turistica in un paese che ha delle cose da proporre. E quando non c'è niente allora diventa difficile, allora veramente servono i politici bravi. In questo caso il paese si presenta da sé. Diceva il vice sindaco Saetti che Pozzolengo non aveva nulla da inventare, doveva solo valorizzare quello che aveva, e ne avete di cose. Parliamo del salame, parliamo dei prodotti tipici del Lugana, del vostro prodotto zafferano, che diciamo poi è quasi il fiore all'occhiello del paese. E poi parliamo delle carni, parliamo dei formaggi, parliamo dei mieli. No, effettivamente, anzi, io sono assolutamente convinto che quasi dispiace di non dire l'assessore. No, io tanto sono contento di essere pozzolenghese e di rimanere qua, e spero ancora per tanti anni. Ma sono anche convinto che la crescita del paese non è finita, anzi ci sono altre prospettive assolutamente importanti, e non sottolineerei anche l'aspetto culturale. C'è stata in questi anni una riscoperta della figura di Ugo Mulas, e Pozzolengo sta diventando centrale anche per la fotografia. Poi ovviamente avendo Mario Piavoli e Franco Piavoli che ci aiutano nel promuovere il paese, diventa tutto molto più facile.